Nello stand della Media Alliance è ospitata anche la ClassX, la software house che da sempre è specializzata nello sviluppo di soluzioni per la grafica televisiva. Michele Puccini, questa IBC rappresenta per voi un importante appuntamento per dimostrare le vostre applicazioni e gli sviluppi che di volta in volta introducete nel vostro catalogo. Cosa avremo da vedere questa volta? Beh, quest'anno è un anno di grosse conferme per la ClassX, abbiamo continuato a sviluppare i prodotti che sono, diciamo, i nostri prodotti di punta, quelli che hanno dato alla grafica live in Italia e non solo, diciamo, quella spinta in più che era necessaria. Ricordiamo, scusami, che ClassX è stata anche presente per i giochi olimpiadi. Sì. Olimpiaci, scusami. Sì, è giusto. Sì, abbiamo fornito diversi sistemi di grafica a RAI per quanto riguarda la produzione di grafica live, quindi tutta la parte dei lower third completamente in HD, completamente in tempo reale, tutta la parte di sottotitolazione e anche di produzione di clip video in HD, sempre rigorosamente in tempo reale, tutto controllato da delle interfacce veramente umane, per cui gli operatori grafici di RAI si sono comunque sempre trovati a loro agio. È stato principalmente, soprattutto l'Olimpiade, è stata una grossa occasione per il debutto del nostro motore grafico Coral CG, che è stato utilizzato per la produzione live di scene 3D o comunque di grafica 3D ad alto livello, dove apparivano testi, immagini, animazioni o modelli 3D proiettati in HD in tempo reale, magari collegati a dei modelli di dati esterni. E ricordiamo che la ClassX ha anche un'ampia offerta per il mercato della televisione locale, oltre che della produzione video, parliamo anche di quei canali tematici dove comunque la grafica ha un ruolo importante, parliamo di canali all news, di multiscreen, se così possiamo dire, informativi. In questo caso ci sono dei prodotti dedicati che hanno delle caratteristiche molto interessanti. Sì, ecco, avere a disposizione dei motori grafici altamente specializzati come i nostri, quindi dedicati totalmente alla grafica live in tempo reale, orientati sia al rendering in alta qualità dei testi, ma non solo, quindi media, media rich, clip audio, clip video e altissima automazione, ha fatto sì che abbiamo sviluppato dei prodotti tipo Team Channel o comunque dei prodotti analoghi, che possono automatizzare completamente l'emissione di un canale tematico o comunque di dare informazioni basate su dati e template che in maniera completamente automatica, quindi senza l'intervento dell'operatore, possono mettere in onda 24 ore su 24 dei contenuti molto ricchi e dinamici, quindi basati su dati per esempio provenienti da sorgenti RSS o da data source esterni o database SQL, senza che l'operatore debba fare alcunché, a parte, diciamo, le necessarie operazioni di setup dei dati o comunque dei layout. Questo è uno dei nostri, diciamo, punti di forza. Questi prodotti, tra l'altro, come accennava anche Michele, hanno dei template già pronti, disponibili da poter utilizzare direttamente, ma volendo c'è anche la possibilità, o con il supporto del team della ClassX o direttamente, se si ha un minimo di expertise, possono essere personalizzati qualora non si trovasse un template adeguato alle proprie esigenze o qualora comunque si volesse realizzare qualcosa di effettivamente unico, di poter essere appunto personalizzato con anche una grande semplicità operativa. Per il momento è tutto, qui dallo stand della Media Alliance nell'angolo della ClassX, dall'IBC di Amsterdam, Michele Puccini e Antonio Franco per millecanali.it.